È davvero una sorpresa, una piacevole sorpresa, soprattutto per quelle regioni del Mezzogiorno che hanno fatto e continuano a fare fatica per poter riequilibrare la condizione economica e sociale rispetto al nord. Dobbiamo naturalmente fare rete, dobbiamo convincerci che nel Mediterraneo cresce la competizione e la concorrenza con i paesi del Nord Africa e anche con quelli del vicino e Medio Oriente. Bisogna riqualificare la rete portuale, aggiornarla, elettrificarla, dobbiamo lavorare per puntare sul turismo da diporto. C'è tanto da fare, ma diciamo che la materia prima, cioè il mare come risorsa, è già entrata nell'agenda non solo del governo ma delle autorità locali e regionali, che significa che con un dialogo più concreto possiamo davvero lavorare per far crescere un settore che conta oltre 1 milione di addetti, circa 230.000 imprese con un valore aggiunto di circa il 10%, e quindi diciamo ci sono tutte le condizioni perché il mare possa diventare il motore di traino della nostra economia.